Siamo qui con Amendolia, oggi una sconfitta. Il risultato appunto è maturato soprattutto nel secondo tempo. Avevate iniziato veramente fortissimo, tu infatti avevi messo a segno due gol, tutte e due veramente molto belli. Pronti via, già 1-0, lancio di Ragusa e gran gol tuo. Poi però la partita è cambiata, e gli avversari hanno preso piede e alla fine si sono imposti con il risultato di 6-4. Vogliamo commentare con te la tua partita e la prestazione comunque della tua squadra? Diciamo che non abbiamo trovato una quadratura. Loro hanno tenuto molto meglio il campo, noi abbiamo all'inizio giocato al lancio, abbiamo trovato quei 2-3 gol, poi però con l'andare avanti della partita giustamente loro hanno preso il sopravvento. Paradossalmente è con 3-0 che poteva spezzargli le gambe, in realtà li ha rinvigoriti e infatti poi c'è stata la rimonta con successivo sorpasso. Sì, diciamo che le gambe le ha spezzate a noi, perché ti ripeto, non abbiamo giocato, abbiamo giocato al lancio, abbiamo giocato male, eravamo svogliati, non abbiamo dato il massimo, potevamo dare il massimo. Comunque complimenti all'uomo a te. Grazie. Ciao.